Benvenuti a quest'altro video tutorial. A proposito della nostra web radio, radio ad onde corte web based, potrebbe capitare di ricevere altri pop-up relativi al cattivo settaggio o delle opzioni Java. Potrebbe succedere di ricevere, per esempio, questa è la classica immagine che in Chrome ci dice che qualcosa non sta funzionando, ma lo vediamo anche qui. Qui il messaggio dice chiaramente che sembra che Java sul nostro computer o non sia installato oppure sia disabilitato. Per maggiori informazioni lui ci dice di cliccare qui. Ma vediamo come possiamo andare a fare, che cosa possiamo andare a fare. Come vedete, non vengono neanche rilevati i dBm, i picchi, eccetera. Non si muove niente né si riesce ad ascoltare niente. Allora, che cosa possiamo fare? Possiamo semplicemente andare nel pannello di controllo in XP e nelle altre versioni Windows. Qui siamo, vi ricordo sempre, in questo caso stiamo lavorando su Windows 7. Andiamo sempre dal pannello di controllo e cerchiamo il pannello Java, in cui possiamo settare diciamo, le opzioni ottimali. Nel settore generale, per quanto riguarda impostazioni di rete, clicchiamo su Usa impostazioni browser per fare in modo che possa prendere le impostazioni del browser. Per il resto lasciate tutto così come vedete. Per quanto riguarda i file temporanei, queste sono le cartelle, e tutto deve rimanere così, con l'archiviazione dei file temporanei, eccetera, per cui non toccate niente di quello che è scritto qui. Gli aggiornamenti possiamo decidere quando effettuarli, o aggiornare in questo momento, oppure creare uno scheduling della gestione degli aggiornamenti, come vedete, settimanale, giornaliero, mensile. Qui potete impostare un po' quello che vi fa più comodo. In Java, in questo caso il Java Runtime, qui viene visualizzato, non toccate niente, viene visualizzato la cartella in cui è installato Java, sono solo indicazioni, il tipo di file, non il tipo di file, la versione del file. E andiamo a vedere invece il tab sicurezza. Di default la sicurezza è sempre settata su alta e vi conviene lasciarla in alta, anche perché tenete presente che un cattivo settaggio della sicurezza di Java potrebbe compromettere, potrebbe aprire delle backdoor per eventuali hacker o diciamo malware oppure file, diciamo, virus, ecco, chiamiamoli così, per certi tipi di virus che potrebbero installarsi automaticamente e andare in executable sul vostro computer. Vediamo la cosa più importante. Andiamo su avanzate, non toccate niente, lasciate stare un po' tutto così, tranne in alcuni casi che magari poi andremo a vedere se dovesse servire. In sicurezza, come fare per far partire la nostra web radio? Andare in modifica lista siti, andare a copiare vediamo qui la URL, l'indirizzo in questo caso della radio, ma potrebbe essere qualsiasi applicazione web based, e poi portarla, scusate,
riportarla esattamente. Tenete presente che potrebbe non funzionare il copia e incolla, allora potreste usare il tasto CTRL V, ecco. Poi cliccare su aggiungi e in questo caso vi sta dicendo che aggiungendo questo determinato indirizzo si potrebbero correre dei rischi. Non vi preoccupate perché rischi in questo caso non ce ne sono, per cui cliccate su continua. Ok, accertatevi che in questo spazio bianco compaia esattamente l'indirizzo, la URL correttamente, per cui controllate bene che tutto sia scritto perfettamente. Date applica se c'è applica, altrimenti ok. Fate o F5 oppure il tasto refresh per ricaricare la pagina. Si desidera eseguire questa applicazione, date su esegui, ecco che la radio funziona, come possiamo sentire. E saranno spariti tutti i vari avvisi. Ricordate quello che c'era prima. Ci rivediamo per il prossimo video tutorial, in cui parleremo un po' dello spettrogramma, che diciamo, è questo segnale, questa videata che compare, per vedere come utilizzarla al meglio per i nostri scopi. Grazie e a presto.